Buongiorno, buonasera, salve a tutte e salve a tutti. Allora, mi vedete in una veste un po' insolita, a cui probabilmente non siete proprio così tanto abituati e abituate. Qualcuno sì, qualcuno mi conosce già in questa veste. E perché ho deciso di acchiappare al volo anch'io questo video tag e rispondere alle poche domande di cui è composto. E prima di cominciare a fare questo video, appunto pensando a come avrei risposto alla prima domanda e pensando che tutto sommato il bello di questo video tag è confessare i propri imbarazzi, allora ho pensato che avevo bisogno di un supporto accessoristico che mi facesse sentire in imbarazzo. Per questo mi vedete con gli occhiali. Perché la prima domanda, vado subito nel vivo delle domande, la prima domanda è: ti senti a tuo agio così? Allora, se io dovessi rispondere semplicemente senza trucco, con la faccia senza trucco, e la risposta alla mia alla domanda ti senti a tuo agio così sarebbe sì. Io vado sempre in giro senza trucco, sempre e da sempre. Per quanto mi riguarda, il trucco è trucco di scena, nel senso quando io so che le luci della ribalta sono puntate su di me o in passato perché devo parlare ad un pubblico, ma anche nel presente, io spesso mi tocca parlare a dei pubblici, tutta gente che io assolutamente non conosco, tutta gente assolutamente più grande di me, più vecchia di me, più che altro. Gente che se io mi presentassi là nuda e cruda mi farebbe paura. Invece con il trucco è solo una cosa mentale, chiaramente. Con il trucco mi sento leggermente più a mio agio e poi tanto è solo una questione di secondi, perché poi quando viene il mio momento, quando veramente incomincio, attacco a parlare, lì poi prendono il sopravvento le parole, delle mie parole sono assolutamente strasicurissima e quindi non ci penso neanche più. Spesso mi rendo conto nelle pause tra le parole che non mi ricordo neanche più come sono vestita e mi devo dare un attimo un'occhiata veloce di sguiscio per ricordarsi, sono vestita così oggi, per ricordarmi che cosa ho addosso. Quindi è soltanto il trucco, è un trucco di scena per quanto mi riguarda, sempre è un trucco di scena, mai veramente prestare, fare troppo affidamento su Valentina che si trucca, perché Valentina si trucca quando appunto mette sulla faccia di scena e tutto il resto del tempo io vado in giro senza trucco. Questo le persone che mi conoscono lo sanno molto molto bene. E comunque quel trucco di scena è più un qualcosa che io mi spiaccico in faccia per piacere personale e per poter oltrepassare la sottilissima barriera di imbarazzo che c'è tra il minuto precedente al mio andare in scena, cioè quando devo parlare con delle persone che conosco poco bene o comunque con dei pubblici, e il mio poi successivo, niente, lanciarmi a parlare. Quando mi lancio a parlare non ho più paura di niente. Il momento immediatamente prima che io inizio a parlare, sì, ho leggermente paura. Questo in francese si chiama le trac e mi viene il trac, così il trac da scena, e però passa subito. Il trucco in questo mi aiuta. Con un giochino piccolissimamente, stupidamente mentale, e questo è tutto quello che il trucco fa per me. Per cui, come risposta alla prima domanda, se io dovessi rispondere così semplicemente con la faccia struccata, ti senti a tuo agio? Sì, mi sento talmente tanto a mio agio che vado in giro in continuazione e sempre e ostinatamente senza trucco. E allora ho pensato invece di mettermi gli occhiali perché io sono una persona miope, un po' miope, e non porto mai gli occhiali perché solitamente porto le lenti a contatto, quindi le rare volte in cui porto gli occhiali mi sento molto molto a disagio, ma mi sento a disagio prima di tutto perché chi mi conosce ma non bene, non mi ha mai visto con gli occhiali, si arresta e fa un passo all'indietro quando mi vede con gli occhiali e poi si lancia in tutte le cose che tutti mi hanno sempre detto, ossia sembri una professoressa, sembri una maestrina, hai un'aria più seria. Di questo ringrazio molto. Addirittura recentemente una persona coreana mi ha detto hai un'aria più intelligente con gli occhiali. E vabbè. E gente che tenta di dirmi no, ma stai bene con gli occhiali. E io che so che insomma è la gentilezza del momento, non corrisponde realmente a realtà. E quindi sì, io mi sento in imbarazzo con gli occhiali.
fuori, ma mi sento in imbarazzo a prescindere dalla reazione completamente sconclusionata e spaesata che le altre persone hanno di fronte ai miei occhiali. Mi sento in imbarazzo con gli occhiali perché io sono velocissima, velocissima a captare la situazione in cui mi trovo e a reagire di conseguenza, a volte adattandomi, a volte facendo tutto il contrario che adattarmi, ma le mie reazioni all'ambiente in cui mi trovo sono una questione direttamente dipendente da ciò che io vedo e da ciò che io riesco a captare veramente il più velocissimamente possibile con lo sguardo, con la velocità dello sguardo. Quindi quando ho gli occhiali, prima di tutto mi manca questa porzione di coda dell'occhio, non riesco a vedere bene e soprattutto anche per una questione, anche, questo dipende anche dai vari lavori che ho fatto nella vita, sono allenata, non brava, però sono allenata a captare più situazioni contemporaneamente e addirittura a sentire più discorsi contemporaneamente, a decodificarli e a capirli anche. E tutto questo avviene a seconda di una commistione, avviene seguendo una commistione di udito e vista. Io guardando e ascoltando riesco a captare più cose contemporaneamente, ripeto, alla velocità della luce il più velocemente possibile per potermi adattare e reagire di conseguenza, o per potermi disadattare volontariamente e comunque reagire di conseguenza. Dunque, invece, avendo gli occhiali sul naso, la mia visuale è impedita, è rallentata, è ostacolata da questa cosa che ho sul naso e che ogni tanto devo tirare su perché mi scende. Questo è il difetto di tutti gli occhiali della mia vita, è probabilmente difetto del mio naso prima di tutto. E quindi mi sento a disagio, mi sento a disagio perché mi sento più vulnerabile, perché non ho tutte le mie facoltà a disposizione e al 100% della loro funzionalità e potenzialità. E quindi questa è la risposta alla prima domanda, risposta imbastita così, un po' alla Valentina. La seconda domanda è: staresti fuori tutto il giorno così? Allora, se per così si intende senza trucco, sì, ritorno a ripetere, lo faccio sempre, sono sempre in giro tutto il giorno senza trucco. Sono più le volte in cui io vado in giro senza trucco che non le volte in cui io vado in giro con il trucco. Mi ricordo all'università, voi sapete meglio di me, perché probabilmente avete un'età più vicina alle frequentazioni universitarie, mentre invece per me si tratta di ricordi piuttosto lontani nel tempo, fortunatamente. Voi sapete, all'università ci si va non solo per studiare e diventare sapienti o saccenti, dipende dai caratteri. All'università ci si va soprattutto per fare sfoggio di se stessi, per fare passerella e cose di questo tipo, o perlomeno molta gente ci va per questo motivo. E quindi ci si va un po' rivestiti all'università, perché poi c'è sempre il ragazzetto che ti piace, c'è sempre, che ne so, il professore di cui subisci il fascino, che tutte queste cose collaterali che non servono a niente, che però, di cui uno però si circonda tutto sommato con enorme piacere, perché a tutti sembra che studiare sia una cosa brutta e perciò bisogna abbellire il tutto con chiacchiere, trick e track, robine così, robine collaterali. Quando io andavo all'università c'erano dei giorni in cui mi riaggiustavo anch'io, c'erano dei giorni in cui mi imbellettavo anch'io, però c'erano dei giorni in cui io andavo completamente senza trucco e completamente senza niente in faccia. Ero una ragazzina di 22-23 anni. Ora voi siete abituati a vedermi molto da vicino, grazie agli effetti speciali involontari della mia fotocamera, e quindi pensate che io sia bella perché mi vedete ingrandita, perché l'obiettivo della fotocamera fa un primo piano sulla mia faccia e io ci marcio con questo primo piano della mia faccia. Io però in realtà messa in un marasma umano, messo in un gruppo di gente, sono quello che sono, è
In effetti, un topolino, una cosa piccolissima, un esserino umano piccolissimo e scheletrissimo, magrolinissimo, magrolino a volte anche da fare un pochino pietà. Io ho sempre fatto negli altri l'impressione di, ma non vuoi qualcosa da mangiare, ma ti posso offrire qualcosa al bar perché ti vedo tutta magrolina, tutta bianchina, pallidina, ma stai male, ma hai qualcosa che non va? Ecco, tutte queste chiacchiere così. Che soppiantano i convenevoli a volte nel mio caso, nei confronti nel caso delle persone che si trovano a chiacchierare con me vedendomi struccata, per esempio all'università, quando mi vedevano struccata all'università, tutte queste chiacchiere vengono fuori dal fatto che io sono proprio un esserino piccolo piccolo, sono un mini esserino, sono molto bassa, sono molto minuta, ma minuta in una maniera quasi un pochino malata, o perlomeno do l'impressione di essere malata, in realtà non mi ammalo mai. Ho questi polsi un pochino così scheletrici, sono fatta proprio piccola, sono fatta proprio piccola, pallida e insomma un po' smunta, anche un po' poco colorata, leggermente diafana. Quindi quando andavo all'università, tutte le volte che ci andavo senza la faccia imbellettata, senza le ciglia tanto ricoperte di mascara, senza qua i pomelli arrossati dal blush e le labbra luccicanti di rossetto, di lucida labbra, la reazione che io facevo nascere nelle altre persone era: ma stai male, oggi stai male, poverina, oggi stai male. Io assecondavo, dicevo sempre, sì, oggi sto male. In realtà dentro di me ridevo perché pensavo, vedi l'effetto che faccio senza trucco. Però non me ne importa niente, quindi sì, per rispondere alla seconda domanda, sì, ci andrei in giro senza trucco. Ci andrei in giro senza occhiali, è un altro discorso. Io vado con gli occhiali in giro fuori di casa solo se sono veramente tanto tanto costretta da un impedimento momentaneo, che ne so, mi sono cadute per sbaglio le lenti a contatto nel gabinetto, oppure le ho calpestate per sbaglio e in quel momento non sono più disponibili, altrimenti no, non vado assolutamente in giro fuori di casa con gli occhiali perché, ripeto, mi sento a disagio e poi non so misurare bene le distanze, sbatto con estrema facilità contro i pali, contro le porte degli autobus, cado per le scale perché non riesco a misurare, non mi trovo bene con gli occhiali. Ecco, riassumiamo dicendo semplicemente questo. Prossima domanda: dovessi scegliere un solo prodotto per truccarti, quale sarebbe? Se dovessi scegliere un solo prodotto per truccarmi, probabilmente sarebbe un rossetto da usare sia come colore per le labbra sia come colore sulle guance. Un rossetto tipo questo. Questo è un rossetto della linea Slim, della solita al verde, così. Un rossetto tutto sommato qualunque, un rossetto che in questo caso si chiama 84 Red Sierra, ed è un rossetto carino, un rossetto carino di questo colore, così. Spero sempre che voi riusciate a vedere bla 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 tutte le cose che dico di solito. È un bel colore, un bel colore che torna utile sia sulle guance sia sulle labbra ed è un colore che si accorda, secondo me, in una maniera molto carina con le persone con i capelli del mio colore e con il mio colorito smunto di pelle. Quindi se dovessi scegliere un solo prodotto per andare in giro e leggermente abbellirmi, sarebbe sicuramente un rossetto da usare sia come blush sia come rossetto. E questo voi lo sapete già di me perché l'ho detto tante volte, ve l'ho fatto anche vedere in più di un video. Oppure altrimenti sarebbe il piegaciglia. Unico elemento di trucco con cui io esco la stragrande maggior parte delle volte da casa è un piegaciglia, semplicemente con le ciglia piegate e questo è tutto il trucco. La prossima domanda è difficile per me da rispondere. Definisci la femminilità con una parola? Boh, non lo so. Ah, veramente non lo so, definisci la femminilità con una parola. Non lo so, non so che cosa dire. In un primo momento, mentre stavo tornando dopo aver fatto la spesa, stavo pensando, ah sì, ho trovato che cosa dire. Dirò che la femminilità per me è arrossire, è la libertà dell'arrossire in una maniera inaspettata. Sapete, quel flash, quel flush in inglese, quel flash di colore che appare improvvisamente sulla faccia con un corrispondente specifico sguardo molto 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 attraente, secondo me, e avevo pensato di dire che questa è la femminilità. In realtà poi, mentre salivo le scale di casa,
riflettendo anche su quello che mi piace molto negli uomini, a me piace quando per sbaglio, e succede rarissimamente, è come vedere una cometa, quando gli uomini arrossiscono, però gli uomini arrossiscono e a me piace molto provarci a farlo succedere. E quindi questo mi piace anche negli uomini, e allora che cosa devo dire? Devo dire che arrossire è una cosa che mi piace molto, è una cosa che io ritengo estremamente aggraziata, è una cosa che veramente mi piace ed è una cosa rara che quando succede mette veramente le persone in comunicazione ad un livello superiore, anche se tutti credono che invece arrossire sia imbarazzante. Però è una cosa che mi piace anche negli uomini, quindi non posso dire che in questo io vedo la femminilità di una donna. Quindi dove si vede la femminilità? Boh, non lo so. Prossima domanda, basta. Prossima domanda, devo staccare il follettino era attaccato fino a questo è il follettino e il follettino era attaccato a questa calamita, così, e la calamita è attaccata al mio tavolo che ha dei supporti di felpa. Quindi giro il follettino. Per concludere questo video dovresti usare tre prodotti che insomma sono i prodotti base, se proprio non vuoi uscire di casa struccata. Allora, tre prodotti allora, sarebbero un rossetto da usare come blush, quindi questo il Red, come ti chiami? Il Red Sierra, come ho già detto prima, che è fatto così sulla mano, il piegaciglia sicuramente, e poi un lucidalabbra, in questo caso un lucidalabbra, un gloss dell'Alverde che state vedendo spesso in questi giorni perché me lo porto sempre dietro. E basta, questi sarebbero i tre prodotti. Molte volte però io esco di casa semplicemente solo con le ciglia piegate e con questo, e con il burro cacao, il Baja Balm, e quindi due prodotti, tre prodotti, insomma. Sono queste le cose che mi vedete, che uso sempre, anche nei video ve ne parlo spessissimo. E basta, questo video tag per quanto mi riguarda è finito, l'ho affrontato a modo mio chiaramente perché ci sono solo io dentro me stessa. Se ci fosse stato qualcun altro lo avrei molto volentieri affrontato con la testa di qualcun altro, però trovandomi io da sola con me stessa non potevo fare altro se non affrontarlo alla Valentina. Quindi questo video tag è finito, vi lascio, non mi vedrete mai più con gli occhiali. E ciao!